La preghiera è la batteria del cristiano per fare luce, e non per illuminare se stessi, ma per portare la luce della fede agli altri. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato il Vangelo del giorno e il discorso di Gesù e i discepoli sul sale della terra e la luce del mondo. «Tu puoi fare grandi cose», ha detto il Pontefice, «ma se non preghi, quello sarà un po' oscuro o buio. E il sale perde sapore se resta chiuso in cucina». Il sale diventa sale quando si dà. Questo è un altro atteggiamento del cristiano. Darsi, saporire la vita degli altri, saporire tante cose col messaggio del Vangelo. Darsi. Non conservarsi se stesso. Il sale non è per il cristiano, è per darlo. Lo ha il cristiano per darlo, è sale per darsi, ma non è per te. Tutte e due, è curioso questo, luce e sale sono per gli altri, non per se stessi. La luce non illumina se stessa, il sale non saporisce se stesso, illumina con la tua luce, ma difenditi dalla tentazione di illuminare te stesso. Questo è una cosa brutta, è un po' la spiritualità dello specchio, no? Io me stesso. Difendete dalla tentazione di curarti te stesso. Sii luce per illuminare, sii sale per saporire e conservare.